Bene ragazzi, vi ricordate di quel tizio che caricò un normale iPhone con 10 caricatori contemporaneamente? Bene, l'ha rifatto. Il problema è che stavolta ha usato 100 caricatori. L'energia di 100 caricatori in un iPhone o si carica in un secondo o salta in aria, in tutti i sensi. Accomodiamoci alla nostra postazione e vediamo che cosa succede. Vi ricordo di spaccare il pulsante dei mi piace per la prossima assurda video reaction e superiamo i 6.000 like. Detto questo, partiamo. Oh madosca, cioè questa è una matassa di cavi e di caricatori pazzesca. Dove ha preso una ciabatta così enorme? Ti prego, dimmi che almeno quei cavi sono falsi, perché se hai speso tutti quei soldi per dei caricatori per poi fare questo, cioè, hai speso tanti soldi, caro amico. Un vero e proprio esercito di caricatori. Come nello scorso video, in cui faceva solamente con 10 caricatori, li ha tagliati per poi unirli tutti contemporaneamente, li ha anche saldati e creare un unico caricatore. Oh mio Dio, fa quasi paura. Bene, e cosa ha creato? 100 caricatori per un ingresso. Ok, le sta accendendo la prima, la seconda, la terza, la quarta. Ok, potenza massima. Prima di collegarlo ha detto che vuole fare un test. Metterà un singolo caricatore su un iPhone, quindi normale caricatore, e su quell'altro il 100 per... Oh mio Dio, lo sta per fare. Distruggete il pulsante dei like. Non dico altro, secondo me adesso esplode tutto. Cioè, se non esplode ora, non so che dire. Vediamo. Ok, l'ha fatto. Si sta accendendo. Non è esploso. Non è esploso a casa sua. Non sono esplose le ciabatte nei caricatori. È un buon segno. Io, per sicurezza, fossi in te, mi metterei molto lontano da quell'iPhone. È un buon segno che non si è esploso ancora. Ora parte la sfida tra i due telefoni. Quali si caricherà prima? Quello con un solo cavo o quello con 100 cavi? Ok, è passato un po' di tempo, ragazzi. Sull'iPhone con 100 cavi siamo a 50%, mentre quello con un solo cavo 39%. Cioè, quindi mi volete dire che 100 cavi insieme non fanno esplodere un telefono, ma funzionano veramente per poterlo caricare? Vediamo come continua la cosa. Non sono sicuro che andrà bene. Ok ragazzi, dopo tipo non so quanto tempo siamo arrivati al 97% sui 100 cavi e 93% sul caricatore normale. Quindi a questo punto ragazzi non so, sta a voi decidere se ne vale la pena costruire questo baraccone di coso per avere un 4% di più di carica nello stesso tempo. Oh mio Dio, che delusione. Pensate a lui che ha creato tutta sta roba e mo lo deve buttare nel cesso. Bene ragazzi, quindi siamo arrivati al termine di questo video. Che cosa abbiamo imparato? Beh, non caricate un iPhone con 100 cavi, nemmeno con 10, perché tanto si carica sempre alla stessa velocità. Distruggete il pulsante dei like. Raggiungiamo 6.000 like per la prossima assurda video reaction. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Seguitemi su Instagram e TikTok. Mi trovate con il nome di Golden Jumpy. E noi ci vediamo alla prossima. Un salutone. E ciao.